Bernari, una delle promotrici attive che ha cercato di costituire questo movimento, ma soprattutto si impegnerà a far sì che Teleiato non chiuda, ma soprattutto che la libera informazione continui a esistere. Ma il discorso è che magari uno può accendere un cerino e poi il problema è che bisogna tenere alto il fuoco, insomma bisogna, come dimostra questa piazza, in realtà l'idea viene fuori da un gruppo di Messina, che è il cretino dell'idea, che oggi purtroppo non è potuto essere qui, ed è stata raccolta da altra gente che l'ha portata avanti, eccetera. Questa dimostrazione che c'è molta gente che vuole esserci vuole essere parte attiva, non è importanza chi poi materialmente si fa le riunioni o poi oggi si parte tutti da zero, oggi siamo tutti allo stesso livello, oggi siamo tutti comitato, e questo comitato non deve esprimere solamente una solidarietà formale, non deve esserci formalmente, ma ci deve essere in maniera sostanziale, e quindi individuare in ogni realtà quella voce che stanno per spegnere, quindi, e noi speriamo che le altre emittenti che più o meno hanno la stessa situazione si uniscano a questo comitato, e magari se sta chiudendo un'emittente antimafia a Gela, a Ragusa, a Messina, eccetera, ci spostiamo tutti da quella parte o in Calabria. Cioè, non ci dimentichiamo che spegnere un riflettore come Teleiato, come altre televisioni che fanno antimafia, significa anche esporre la vita dei direttori della redazione, e questo non possiamo continuare a ricordare Pippo Fava piuttosto che Mauro Rostagno quando noi poi siamo complici di questi isolamenti. Si lancia adesso un grido d'allarme, ma si deve proseguire per cercare di sensibilizzare quantomeno la politica a capire che sta facendo un grave errore. Ma più che sensibilizzare bisogna riportarla al proprio dovere, questi non leggono le leggi, questi vengono votate le finanziarie senza che nessuno dica niente, non si capisce cosa facciano in Parlamento se manco leggono le leggi finanziarie. Cioè, molto spesso in Italia succede che la società civile che fa notare ai politici che è passata una legge piuttosto che un'altra, questi qua in Parlamento si capisce che fanno, cioè, forse non hanno capito che fare il parlamentare non significa andare ai convegni e dire quanto sono bravi, cioè significa andarsi a studiare le leggi, andarsi a studiare quello che passa. Beh, ci sono due ipotesi, o il fatto che nessuno se ne sia accorto che in finanziaria è passata questa legge, o sono tutti un ammasso di incompetenti e dovrebbero, più che sedersi in Parlamento, andarsene a sedere da qualche altra parte, oppure sono tutti in malafede. Allora, noi scriveremo, ci sarà un tavolo tecnico di avvocati che stilerà un documento tecnico. Bene, questo documento tecnico verrà mandato a tutti i gruppi parlamentari e a questo punto noi vigileremo su quale partito, quale movimento politico seguirà questa cosa, si batterà per questo e lo richiederemo al momento opportuno. Siamo stanchi dei politici che ci battono le pacche sulle spalle da destra a sinistra con la libertà dell'informazione e invece lavorano per chiudere emittenti come Teleiato. La libertà di informazione è il sale della democrazia, semplicemente chi vuole tappare la bocca ai giornalisti coraggiosi, chi vuole limitare le fonti di informazione, chi vuole creare dei sistemi di censura è qualcuno che non ama la libertà, che non ama la democrazia, ma soprattutto che non riconosce la dignità della persona, perché poi alla fine libertà di informazione significa semplicemente riconoscere la dignità della persona. La persona vive dignitosamente e si realizza pienamente quando può essere protagonista del proprio destino. La libertà di informazione serve anche a questo, ecco perché siamo qui per Teleiato e per tutte le altre emittenti locali coraggiose che fanno la stessa fatica. Giacomo Grimaudo, è giusto che le realtà locali come Teleiato devono continuare ad esistere? Teleiato fa dell'informazione corretta, libera, senza Teleiato forse non ci sarebbe la trasparenza e la legalità. Ma senza Teleiato e senza tutte le altre televisioni che ne subiranno le conseguenze, per questo l'osservatorio vuole essere presente, oggi è presente. Quello che vuole osservare è che la città di Partinico manca, ci sono persone che vengono da Agrigento, da Ravanusa, da Corleone, persone che vengono anche da Firenze, Partinico non c'è, a parte alcuni politici. Quello che dobbiamo cercare di fare è di combattere questa apatia che regna nella città di Partinico, cercare di invogliare
persone a essere più partecipi del loro destino. Ecco perché oggi siamo qua. A tutti conviene stare a casa, stare in poltrona, guardare Telejato, la televisione, o stare al computer, sui social network, però quello che dobbiamo fare è impegnarci personalmente. Se ognuno di noi facesse la propria parte, anche piccola, allora è possibile che queste cose possano cambiare. La cosa fondamentale è che con questa riforma si è creato un monopolio sostanzialmente, quindi non si dà più voce a tante emittenti locali che riescono a malapena a sopravvivere già attualmente. In questo modo andare a comprare in questo caso le linee, quindi le reti, per poter trasmettere e continuare a sopravvivere è molto difficoltoso, perché occorre una potenzialità economica che sicuramente le piccole emittenti non possono permettersi. Quindi è opportuno su questo che ci sia una regolamentazione che dia la possibilità, anche se si è creato questo monopolio, a queste TV, e in questo caso anche a Telejato, di poter continuare a svolgere la propria attività. Quindi questo è quello che è il mio punto di vista e il mio pensiero su questa vicenda. Purtroppo viviamo in un mondo che ormai il business e l'economia sta avendo il sopravvento, lo vediamo nel calcio con ormai prezzi esorbitanti o gli ingaggi che si danno ai giocatori, perché ci sono le TV, Sky e altri multinazionali che con i diritti televisivi riesce a fare un grosso business, e purtroppo viene meno poi l'aspetto fondamentale, quello di dare voce ai piccoli, che purtroppo col tempo viene sempre più minato. Dal punto di vista della politica, cosa si deve fare per evitare che appunto le emittenti che danno spazio a tante voci possano continuare a esistere? Il mio pensiero è quello che di vedere di trovare una forma per poter dare le linee alle TV, perché sì che è vero che le grosse multinazionali sono accaparrate tutte le frequenze, però bisogna almeno su questo regolamentare, e lo Stato deve dare la possibilità a chi non ha interesse di lucro, quindi a quelle TV che non fanno business, di poter continuare a svolgere la propria attività, che è di informazione e anche di sviluppo e di immagine, che può essere fatto nel territorio attraverso queste TV locali. Giuseppe Crapisi, Libera Palermo, anche presente qua a Telejato per manifestare la vicinanza alla TV che col digitale terrestre potrebbe chiudere. Diciamo che Telejato è la TV di tutti. Telejato è la TV di tutto, l'abbiamo detto circa un anno fa quando eravamo qui a Partinico insieme a tutta la redazione di Telejato. Allora ci fu l'ennesimo atto intimidatorio proprio a Telejato. Oggi ritorniamo perché le cose sono molto più gravi, non soltanto gli atti intimidatori continuano, ma c'è anche lo Stato che cerca di imbavagliare ancora una volta l'informazione locale. Io vorrei immaginare che cosa sia Corleone ad esempio senza Telejato, un'informazione che parte da Corleone e arriva a Borgetto, a Partinica, a San Giuseppe Ato. Siamo nelle zone calde e Telejato svolge un ruolo importantissimo. Noi da qui è soltanto un momento, saremo un 100 persone, questo non importa, queste 100 persone si faranno carico di contattare altrettanto persone, di contattare tutte le TV locali che in Italia vivono in questo stesso momento di Telejato, e siamo pronti a iniziare una battaglia anche giuridica e politica affinché Telejato sia la televisione di tutto questo territorio. Carlo Giulio Parisi, presente per dire a tutti che Telejato deve continuare a esserci, perché senza un'informazione libera non ci può essere un futuro. Sì, noi oggi siamo qua con la cooperativa e con i ragazzi che l'estate vengono a darci una mano proprio per dire questo. Telejato in questo territorio è una emittente che dà la parola a tutti e racconta realmente che cosa succede. Se viene a mancare Telejato non ci sarà più la parola per nessuno e nessuno probabilmente racconterà che cosa succede. Poi non vedere più Pino in televisione o in trasmissione penso che sia una,
al di là del personaggio, però nella sua vita ha deciso di stare in prima linea, ha deciso di raccontare tutto facendo i nomi e cognomi. Non credo che ce ne siano tanti, e non credo che tutti quelli che andranno sul digitale terrestre avranno non solo il coraggio ma anche la voglia di fare quello che fa Pino. Anche il movimento dei Forconi mostra la sua vicinanza a Teleiato, che rischia di chiudere col digitale terrestre. Ribadiamo che Teleiato è un bene comune. Senz'altro, noi oltre all'amicizia personale che abbiamo con Pino siamo per la libertà di espressione, cioè non possiamo stare sottoposti a quello che il governo negli ultimi 15 anni sta facendo, massacrando la libera la libertà, diciamo, di parola, di espressione, di scrivere, di esprimersi, e la libertà anche delle nostre aziende che sono ormai sull'orlo del fallimento. Quindi la nostra presenza è un atto dovuto nei confronti di una televisione, ma non solo di quella di Teleiato, ma anche tutte le televisioni locali che secondo me rappresentano la base culturale e di libertà di un paese che ha bisogno di conoscere quelle che sono le difficoltà che ci sono nelle aziende, tra gli agricoltori, tra i commercianti, tra l'industriale. E quindi per noi è un fatto scontato, quindi noi parteciperemo anche dal punto di vista economico per sollevare le sorti di quelle che sono le televisioni locali, per una libera scelta, e perché l'informazione sia la più libera possibile. Non soltanto le piccole TV la danno, il problema è che ci sono alcune piccole TV che la danno realmente. Quella di Teleiato per noi è fondamentale credo veramente per la nostra vita stessa, tra l'altro venendo a mancare una tale forza, io credo che si mette anche in gravissima difficoltà non soltanto tutta la famiglia, ma stiamo facendo qualcosa assolutamente contro. Noi saremo assolutamente sempre presenti rispetto a questa storia, la legge chiaramente la combatteremo, ma sicuramente saremo sempre qui per tutta la famiglia Magnaci, per la televisione, perché questa è sempre stata la nostra televisione, e quindi vogliamo che continui a esistere loro, e se continua a esistere questa televisione continueremo a esistere anche noi, che naturalmente abbiamo sempre appoggiato Pino e continueremo a farlo, saremo sempre qui presenti. Addio Pizzo è sempre vicina alle realtà che combattono alla mafia, che cercano di dare messaggi positivi. Teleiato è un bene comune ed è una TV che non deve scomparire. Teleiato la consideriamo la nostra TV, la TV di Addio Pizzo, la TV di tutte le persone oneste che denunciano il malaffare, quindi siamo personalmente vicini a tutta la redazione, simbolicamente questa giornata, ma lo facciamo costantemente portando per esempio tutti i nostri ospiti di Addio Pizzo Travel, o comunque partecipando a tutte le iniziative di cui è promotrice Teleiato. Dobbiamo stringerci tutti attorno, è necessario fare questo cordone per difendere la nostra voce, i nostri diritti, e cercare di tutelare anche questa TV, questa redazione, da leggi che possono essere formalmente corrette, quindi che richiamino alla legalità, ma che alla fine finiscono per violare il diritto, che è quello della libera espressione, che è il diritto dell'informazione. Ecco, anche per questo siamo oggi qui, non possiamo permetterci che una TV come Teleiato, ma anche le altre voci più o meno vicine al nostro modo di pensare, possano dire la loro. Quindi diciamo no a questa possibilità di vedere scomparire Teleiato sul digitale terrestre.